Ringrazio Robert Nistor, Phrase Bomba e The Jovax per essersi abbonati al canale. Passate dal canale di Phrase Bomba e di The Jovax se vi va, link in descrizione. Abbonati anche te al canale per ottenere vantaggi esclusivi come essere salutati nei video e poter vedere i nuovi video in anteprima fino ad addirittura 24 ore. Tutto a partire da 1 euro al mese. Inoltre puoi disdire quando vuoi. Per maggiori informazioni, link in descrizione. Aiutami a vincere questa guerra. Oltre il 90% delle persone che guardano i miei video non sono iscritte al canale. Inaccettabile! Non fare come loro, aiutami a crescere. Basta iscriversi al canale e attivare la campanella su tutte per poter restare aggiornati all'uscita dei prossimi video. È gratis. Diminuiamo questa percentuale. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a provare, testare, modificare questa nuova auto da Formula 1, e ovvero la Benefactor BR8. Davvero bella, l'estetica già mi piace, che guardate che un po' è diversa rispetto alle altre come estetica. Mi sembra anche un filino più stretta, non vorrei dire cavolate, però tanto andiamo a modificarla. Già così non sembra male, per dire. Cioè sono tutte comunque buone auto, questa qua da Formula 1. Non so in realtà ora quale sia la migliore, vedremo. Questo medio sul TikTok. Cos'è? Leggendario, alettone leggendario, ragazzi. Adesso sì. Questo è d'obbligo. Marmitte. Dove sono le marmitte, ragazzi? Le marmitte. Ah, sono lì. Ah sì, eccole. Punta in carbonio, vai. Livrea. Vediamo un po'. Boh, allora, la livrea migliore mi sembra questa qua, ragazzi. Minigonne. Ok, queste. Aerodinamica estrema. Vai, mettiamoci l'aerodinamica estrema. Allora, spoiler. Alettone. Pinna di squalo estrema, tutta estrema in questa auto, vai. Mettiamoci questa. Ruote, tipi di ruote. Mettiamoci queste. Allora. Ok. Mettiamo su questo modificatore. Perfetto raga, abbiamo finito di modificarlo. Auto modificata, guardate, davvero bella, devo dire. Queste estetiche, queste modifiche un po' particolari. Andiamo come al solito all'aeroporto a vedere che velocità raggiunge, se sarà più veloce o più lenta rispetto all'altra. Non so perché, ma mi dà l'impressione di essere più veloce, poi non lo so. Devo dire che è davvero strana come auto da Formula 1, guardate, con tutte queste modifiche estreme, leggendarie. Sembra, raga, che si comporti bene, devo dire. Ha un'ottima aderenza come tutte le auto da Formula 1. Hanno tutte la particolarità di essere abbastanza simili, sia come velocità massima che come accelerazione, che come manovrabilità. Ma questa magari è meglio, vediamo un po'. Allora, la scorsa auto da Formula 1 era veramente, sì, magari non mi colpisse, grazie, era veramente simile alle altre. Vediamo se questa si distanzia oppure se sarà sempre la solita solfa, possiamo dire. Questa avrà il contachilometri di zero. Ok, perfetto. Partiamo. Questa qui è più veloce, raga. 113.
arriva più o meno ai 115 miglia orarie, perché c'è sempre qualcuno dietro che mi colpisce l'auto. Vabbè, gli iscritti sono così. Vediamo quello turbo quanto raggiunge. Raggiunge i 160 oltrepassati, ragazzi. Direi che è l'auto da Formula 1 più veloce questa. Ci sta, ci sta. Poi anche questa la proverò in gara, ma tra un bel po' magari. Ok, raga, è meno costosa della TR4, devo dire. Però potrebbe essere meglio, almeno da quello che ho visto finora, perché come prestazioni è più veloce. La manovrabilità è sempre uguale, l'accelerazione anche, sembra sempre la stessa, se non è più veloce questa. Quindi, allora, non so se sia veramente la migliore, è sicuramente la più veloce da questo. Però, se volete comprarvi un'auto da Formula 1, cioè io vi consiglio questa giusto perché sembra avere qualcosa in più rispetto alle altre. Se no, prendete quella meno costosa, che tanto comunque non è che cambia molto. Beh, detto ciò, raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Ditemi cosa ne pensate dell'auto. A me piace, sinceramente. Ha delle modifiche, questa estetica un po' strana, ma molto, diciamo, no. Ma anche simpatico, potremmo dire. È diverso dal solito rispetto alle altre auto da Formula 1. E spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, attivate le notifiche per restare aggiornati all'uscita dei prossimi video.